Nuovo terremoto, paura per i piacentini. Una squadra di vigili del fuoco si trovava a pochi chilometri dall'epicentro del sisma che ha ferito ancora il centro Italia. Riattivata la macchina dei soccorsi, in partenza volontari dalla nostra città. Cellulare alla guida, multe raddoppiate. Aumentati nell'ultimo anno tutti i controlli della Polizia Stradale di Piacenza. Incrementi anche nelle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e per chi non si allaccia alle cinture di sicurezza. Lavoro, boom di voucher. Nel 2016 hanno raggiunto il valore di 10 milioni di euro, il doppio rispetto al 2014. Ma c'è chi un lavoro se lo crea. Un ventenne ha impiantato una coltivazione di nocciole a Mottaziana di Borgonovo. Stop alla nuova chiesa di San Nicolò. Revocato il finanziamento da 3 milioni di euro disposto dalla CEI, progetto verso l'addio. A Borgo Trebbia è tornata la messa nella stalla per Sant'Antonio. Bocciata la nuova maturità. Il Ministero ha deciso di ammettere all'esame di Stato, a partire dal prossimo anno, tutti gli studenti che abbiano almeno la media del 6. A Piacenza presidi favorevoli, ma studenti fortemente perplessi. Le interviste nel TGL+. Rugby, due rinforzi per i Lions. A Piacenza è arrivato Nefi Leti Gaga, pilone samoano proveniente dai neozelandesi del Wellington. Tra pochi giorni si aggiungerà anche il mediano di apertura sudafricano Charles Van Staden.